Bentornati alla condivisione settimanale della parola di Dio. Nella festa di Cristo, Re dell'Universo, la fede ci richiama all'immagine di Gesù risorto, Re dell'Universo, Re di ogni essere, di ogni ciascuno di noi, Re nella gloria di ogni cosa che è attorno a noi, di ogni essere vivente. Gesù, Re dell'universo, infatti, raccoglierà tra le sue braccia tutto ciò che è stato creato, tutto ciò che è creato dalla volontà di Dio, noi stessi. Ci raccoglierà, ci porterà dinanzi a Dio per la gloria della risurrezione, per la pienezza della vita nella risurrezione. Però questo traguardo, guardando a questo traguardo, la fede ci spinge a guardare ad altri momenti che noi dobbiamo percorrere per raggiungere questo momento della gloria, della pienezza della vita. Il primo è quello a cui ci richiama l'immagine di Gesù bambino, in particolare nel tempo di Avvento e di Natale che sta per arrivare. Un'immagine che evidenzia la semplicità che è amata da Dio, la semplicità che Lui ha abbracciato fin dal principio, e che ci conforta, perché ci dice che ogni qualvolta noi affrontiamo la vita senza costrizioni, affrontiamo la vita nella libertà di una vita, della semplicità, e quindi andiamo contro quello che è il nostro orgoglio, andiamo contro i pregiudizi degli altri che fraintendono la semplicità con la stoltezza, con la stupidità, con non essere all'altezza. In quella circostanza non dobbiamo risentirci, ma dobbiamo sentirci confortati perché stiamo imitando Cristo. Non deve essere motivo quindi di pregiudizio la semplicità, né per noi né per gli altri, ma deve essere un motivo per essere motivo di pace, di consolazione. Perché, ripeto, stiamo quando siamo semplici, e non siamo contorti nell'affrontare la vita degli altri, stiamo imitando Cristo. La fede ci spinge poi a guardare anche ad un altro momento da percorrere, che è quello a cui ci richiama l'immagine di Gesù crocifisso, che è l'immagine più alta del servizio che Gesù ha abbracciato nella sua vita, nella sua missione tra noi. È Gesù che serve quello che è il dono più grande, ci serve noi nel dono più grande che è il dono della salvezza. E quando guardiamo Gesù, allora, crocifisso, ricordiamo che servire gli altri non deve essere per noi motivo di tristezza, anche questo, ma deve essere motivo anche di servizio, di consolazione, di conforto. Perché quando ci pesa il servizio, nello stare accanto alla persona che è vicino a noi, che sta male, o quando magari ci può pesare venire incontro e rinunciare al nostro tempo e al nostro impegno o altro per venire incontro a quelle che sono le esigenze degli altri. In quel momento in cui ci sentiamo il peso, allora dobbiamo dire a noi stessi, anche lì, non coraggio, stai imitando Cristo. E in questo è importante, è prezioso. Agli occhi di Dio la tua vita. Ancora di più capiremo che non dobbiamo rattristarci nella semplicità, quando viviamo nella semplicità e nel servizio. Lo capiremo ancora di più quando saremo, lo capiremo anzi definitivamente, quando saremo nella luce, nella pienezza della vita, della risurrezione, insieme a Cristo, Re dell'universo. Sia lodato Gesù Cristo.